Benvenuti amici, io sono Thorandus Redivivus e questa è la sesta videolezione sulla Russia moscovita. Parliamo di Ivan IV. Nella scorsa lezione abbiamo già iniziato a parlare di Ivan IV. Abbiamo parlato dei suoi primi 30 anni di vita quando Ivan IV non governava personalmente. Abbiamo visto come è diventato Gran Principe di Moscovia a soli 3 anni, nel 1533, dovette assistere a una serie spaventosa di intrighi, eccidi e guerre civili. A 17 anni, nel 1547, Ivan fu incoronato e proclamato zar. Nello stesso anno, Ivan si sposò con Anastasia, appartenenti all'antica famiglia moscovita degli Zakarin. Abbiamo detto anche questo al termine della scorsa videolezione. Abbiamo trattato anche delle importanti riforme approvate in Moscovia alla fine degli anni 40 e lungo tutti gli anni 50, riforme non realizzate da Ivan, bensì dal cosiddetto consiglio eletto o governo eletto, guidato da Adashev e dal potente sacerdote, dal potente prete Silvestro. Ivan accettò queste riforme anche se sembra che non abbia direttamente partecipato alla loro elaborazione. Ben presto però si scagliò contro i riformatori ed iniziò quella politica di massacri che gli procurò il soprannome di Ivan, il Terribile. Questo avviene a partire dal 1560, cioè a partire dall'anno in cui Ivan prende il potere personalmente e lo gestisce in maniera autocratica. Alcuni storici sostengono che il carattere dello zar sarebbe peggiorato a seguito della morte nel 1560 dell'amatissima moglie, già citata, Anastasia, che lui amava e di cui si fidava molto, e che alcune voci dicevano essere stata avvelenata. Proprio Anastasia era quasi l'unica persona con cui Ivan IV si confidava completamente. In realtà in seguito Ivan si sposerà diverse altre volte, cioè con più donne. Nel 1560 Ivan decise di togliere tutto il potere al consiglio eletto, quindi lui aveva appoggiato queste riforme, ma ad un certo punto non gli piacquero più i riformatori. Abbiamo visto i capi dei riformatori e i capi dei riformatori fanno una brutta fine. Adashev fu mandato in esilio e Silvestro fu relegato in un monastero. Nelle lettere stesse di Ivan si possono comprendere le motivazioni della caduta di Adashev e della sua cerchia. Al contrario di Ivan, i riformatori erano favorevoli ad una politica espansionistica nei confronti dei tatari di Crimea e vedremo che in seguito loro stessi l'avevano realizzata questa politica espansionistica a danno dei tatari. Ma i riformatori in realtà non condividevano invece la guerra contro i cavalieri teutonici che Ivan voleva intraprendere. I riformatori inoltre nutrivano avversione nei confronti di Anastasia, la moglie di Ivan, e soprattutto nei confronti della sua famiglia, quella degli Zakarin. Non condividevano la politica di Ivan, ostile ai boiari e favorevole ai nobili di servizio. Non volevano ammettere lo zar nel consiglio e non accettavano che esercitasse un potere supremo. Inoltre i boiari agli occhi di Ivan furono colpevoli di tradimento. Infatti, nel 1533 Ivan cadde gravemente malato e ordinò a suo cugino Vladimir Andreevich di Staritsa e ai boiari di giurare fedeltà al figlio neonato, a suo figlio, al figlio neonato di Ivan IV, Dmitri. Invece, Silvestro e altri membri del consiglio eletto rifiutarono di obbedire allo zar, pensando che sarebbe morto subito dopo, e si schierarono dalla parte di quella fazione dei boiari che sosteneva lo stesso
Vladimir, il cugino di Ivan, come candidato al trono. Ivan interpretò tutti questi fatti come indizi di una cospirazione generale dei boiari nei suoi confronti, cospirazione che molto probabilmente non esisteva. Tuttavia, Dmitri non salì mai al trono perché successivamente morì annegando in un fiume. E una volta preso il potere personalmente, Ivan procedette all'eliminazione sia dei boiari sia dei riformatori. L'allontanamento di Adashev e del potente prete Silvestro fu seguito dall'uccisione o dall'esilio dei suoi sostenitori, ma era solo l'inizio degli spaventosi massacri di Ivan IV. Nel 1564 Ivan, trovandosi in grave difficoltà sui fronti militari, scaricò la colpa sui suoi collaboratori, inscenando una sorta di colpo di Stato, o potremmo chiamarlo di autocolpo di Stato. Ivan lasciò Mosca con tutti i suoi sostenitori e si spostò nella città che si chiama Aleksandrovskaya Slabada. È un posto a metà strada tra Rostov e Mosca. Un mese dopo, da questa città, Ivan inviò a Mosca due messaggi. Nel primo messaggio accusava di tradimento gli esponenti del governo e il clero, responsabili delle terribili guerre civili che per anni avevano insanguinato la Russia dopo la morte di suo padre Vasili, e annunciava la volontà di abbandonare il trono persino. Nel secondo messaggio Ivan invece smentiva la volontà di abdicare ed esprimeva sostegno e affetto nei confronti del popolo e dei mercanti di Mosca. Forse si trattava di una strategia da parte di Ivan per saggiare la fedeltà delle classi non privilegiate. Se era così, il piano funzionò benissimo, funzionò in pieno. Infatti, i mercanti e il popolo di Mosca indirizzarono una petizione al metropolita, scongiurando Ivan di tornare. Ivan tornò, ma impose le sue condizioni. Si prese il diritto di disporre come meglio credeva dei traditori, di quelli che ai suoi occhi erano traditori. Inoltre, Ivan, in maniera del tutto singolare, divise lo Stato russo in due parti, se così si può dire. Venne formata una corte speciale che ben presto diventerà famigerata e terribile, chiamata Oprichnina. È importantissima nella storia della Russia la funzione di questa Oprichnina. Inizialmente la Oprichnina era formata soltanto da 1.000 uomini. Essi furono insediati in alcuni distretti dai quali Ivan decise di cacciare tutti i proprietari, sia di proprietà private sia di pomescia. Ricordate, la pomescia è la proprietà in usufrutto, tranne quelli appartenenti alla corte. Essi furono espulsi ed insediati altrove. Invece un'altra parte della Russia, della Moscovia, chiamata Zemshina, fu lasciata all'amministrazione dei boiari, ovvero fu mantenuta l'amministrazione preesistente con il consiglio dei boiari, che si chiamava Duma, e il suo esercito e anche il suo sistema giuridico. I boiari della Zemshina di fatto si autogovernavano, dovevano consultare lo zar soltanto su questioni di grande importanza, come ad esempio una dichiarazione di guerra. Tuttavia, la Zemshina, come vedremo, diventerà un territorio sempre più ridotto e sempre meno importante. Gli organi di governo invece dell'altra Russia, chiamiamola così, che si configura come una Russia parallela, ovvero quelli della Oprichnina, agivano nella più completa indipendenza. Questo dualismo divenne ancora più accentuato nel momento in cui Ivan concesse temporaneamente il titolo di Gran Principe di tutta la Russia all'ex sovrano di Kasimov, che era il tataro Simeon Bebulatovic, riservando a se stesso, a Ivan stesso, soltanto il titolo di principe di Mosca. Tutto questo avvenne nel 1576, è una cosa un po' strana su cui tuttora gli storici discutono. Almeno nominalmente Ivan lasciò il titolo di Gran Principe di tutta la Russia, di Gran Principe di Moscovia, a
questo personaggio, a questo Simeon. Naturalmente si trattava di una decisione propagandistica che aveva degli effetti del tutto fittizi. La cosa importante è che ben presto i membri della Opricnina aumentarono enormemente di numero, come aumentò il territorio sotto il loro controllo. La Opricnina finì per dominare metà del territorio moscovita, mentre il territorio della Zemshina si riduceva man mano alle zone più esterne e più povere. La Opricnina divenne una specie di corte speciale che comprendeva membri di tutte le categorie sociali, dal popolo fino all'alta nobiltà, e che indossava un uniforme particolare. Alla Opricnina vennero riservati alcune strade e interi quartieri di Mosca, pensate. La Opricnina iniziò a riempirsi di avventurieri, anche venuti da fuori confine, di assassini, di carnefici e di esponenti della polizia segreta al servizio dello zar. I membri della Opricnina erano uniti da un solenne giuramento di fedeltà allo zar e dall'odio verso la Zemshina. Ma è difficile dire che cosa effettivamente divenne la Opricnina. A un certo punto la Opricnina divenne una banda di assassini, di sterminatori che agivano in maniera crudele e sadica al di fuori di qualunque legge. Nel momento in cui Ivan tornò a Mosca mettendo fine a quello che abbiamo chiamato il suo autocolpo di Stato nel 1565, iniziò a ordinare bandi ed esecuzioni. Nel frattempo, la Opricnina iniziò a distinguersi in devastazioni di ogni tipo. A questo punto, l'opposizione smise di protestare apertamente e scelse la clandestinità e i complotti. Nel 1567 fu scoperto un complotto, che alcuni storici in realtà considerano una montatura della stessa Opricnina, per consegnare Ivan al re di Polonia. Seguirono 3 anni di inchieste e di esecuzioni di massa. Tra le vittime si segnala anche il cugino dello zar, ve lo ricordate, il principe Vladimir di Starizza, è uno dei tanti che cadono in queste epurazioni. Si tratta proprio di massacri, di epurazioni di massa. Qualcuno, usando un termine del XX secolo, le potrebbe chiamare purghe. Infatti, somigliano per molti aspetti alle purghe, di Stalin. Quindi il principe Vladimir di Starizza fu eliminato, pensate, fu avvelenato insieme alla moglie, alla madre e alla figlia. Ivan si scagliò poi contro Novgorod, ricordate la città di Novgorod conquistata dalla Moscovia. Novgorod non aveva versato tutti i fondi stabiliti per la guerra in Occidente, ma in realtà questo era un pretesto. Ivan IV iniziò a sospettare Novgorod di tradimento. Si trattava solo di sospetti, senza prove, si trattava solo di voci, ma tanto bastò a Ivan per scatenare un gigantesco massacro contro Novgorod. La città subì 6 settimane di sterminio da parte della Opricnina, che saccheggiò e uccise almeno 60.000 persone. La Opricnina, man mano che passavano gli anni, si trasformava in un insieme di belve, sanguinarie. I disastrosi eventi militari del 1571, con il fallimento della guerra in Lituania e il saccheggio subito da Mosca da parte dei tatari di Crimea, ne parleremo in seguito, furono ancora una volta attribuiti da Ivan ai suoi amministratori e alle sue forze armate. Attenzione, sia della Zemshina sia della Opricnina, quindi sapete come funzionano, come funziona a volte il comportamento dei tiranni. A volte si fidano dei loro consiglieri e poi iniziano a sospettare anche di loro e a sterminare anche loro.
La conseguenza di tutto questo furono le solite esecuzioni di massa. Ormai l'opricnina non si preoccupava in alcun modo di giustificare la sua barbarie e i suoi eccidi. Si tratta di un vero e proprio impazzimento di massa. Individui, gruppi, intere città subivano le violenze criminali assolutamente non organizzate, belluine, da parte dell'opricnina, senza che fosse stata neppure formulata un'accusa di tradimento o di altro tipo. L'opricnina arrivò anche al punto di strangolare un metropolita perché aveva protestato. La opricinina sicuramente ricorda certe pulizie politiche e dei totalitarismi del XX secolo e i loro massacri, le loro epurazioni. D'altra parte, la opricinina con enorme crudeltà e sadismo spesso uccideva le proprie vittime con metodi degni dei film dell'orrore. Da un certo punto di vista si potrebbe pensare che la opricinina avesse scagliato una sorta di guerra civile, ma non è proprio così, poiché si tratta di una guerra civile unilaterale, cioè soltanto la opricinina attaccava e aggrediva e gli oppositori non riuscivano in realtà a opporre alcuna resistenza. Gli storici si sono lungamente interrogati su cosa sia la opricinina e sul perché Ivan IV la utilizzasse e permettesse anche tutti questi eccessi criminali. A prima vista la opricinina sembra un'arma per liquidare i boiari, dunque per eliminare una pericolosa opposizione. Ivan IV aveva assistito quando era piccolo al caos provocato dai boiari, che peraltro si erano dimostrati incapaci di governare. Forse però vi è una motivazione psicologica più profonda. Forse la opricinina, in quanto terribile macchina poliziesca, aveva la funzione di soddisfare la paranoia e i desideri sanguinari del sovrano, una sorta di Stalin ante litteram. La opricinina creava un clima di terrore dappertutto in tutto il paese che cementava il potere del sovrano di Ivan IV. Oppure, questo dicono altri storici, vi erano motivazioni più razionali. In fondo la opricinina era in continuità con le riforme agrarie di Ivan III, il nonno di Ivan IV, e aveva la funzione di ottenere con una rivoluzione ciò che non si sarebbe potuto realizzare in condizioni normali, ovvero un mutamento sociale, un nuovo governo basato sulla nobiltà di servizio. Un nuovo ceto, un ceto fidato perché libero dai legami della tradizione. Gli storici hanno difficoltà a interpretare il ruolo della opricinina, anche perché sulla opricinina si conosce molto poco. Mancano le fonti, mancano ad esempio completamente fonti straniere perché la opricinina fu mantenuta segreta al di fuori dei confini moscoviti. Possiamo dire che come rivolgimento sociale, almeno dal punto di vista di Ivan IV, gli effetti della opricinina si rivelarono positivi nel senso di privare l'aristocrazia ereditaria del suo tradizionale potere ed elevare il rango della nobiltà di servizio, come abbiamo detto. In fondo, Ivan IV, appunto, l'abbiamo detto, portò alle estreme conseguenze ciò che già era stato iniziato da Ivan III, suo nonno. Però Ivan III si era limitato all'eliminazione di pochi gruppi di boiari, mentre Ivan IV procedette al ridimensionamento dell'intera aristocrazia tradizionale attraverso massacri e deportazioni e alla sostituzione di tutte le cariche dell'aristocrazia tradizionale con quelle della nuova nobiltà da lui creata. L'aristocrazia tradizionale fu decimata e anche rovinata finanziariamente negli anni che vanno dal 1660 al 1680 circa. Tuttavia, ad un certo punto, Ivan fece parziale marcia indietro. Si rese conto che la distruzione dei boiari gli rendeva difficile governare senza di loro. Infatti, i generali e i governatori della opricinina non avevano le stesse capacità e la stessa esperienza dei boiari. Si dimostrarono incapaci. I disastrosi eventi militari del 1571 resero chiaro questo. Il grande boiaro Kurbskij,
che era veramente il migliore amico, l'amico più fidato di Ivan IV, nel 1564 lo tradì e passò alla Lituania. Kurbsky aveva più volte avvisato Ivan IV dell'inconsistenza di quelli che lui chiamava miserabili piccoli voivodi. Aveva avvisato Ivan IV che gli esponenti della opricnina erano soltanto degli incapaci. Dopo il sacco di Mosca del 1571 da parte dei tatari, Ivan scatenò dunque un'epurazione anche nei confronti della opricnina, un po' come succedeva durante lo stalinismo nell'Unione Sovietica. Molti dei suoi esponenti più importanti furono eliminati. Questo dimostrò che nessuno poteva sentirsi al sicuro dalle ire terribili di Ivan il Terribile. A volte Ivan il Terribile si innervosiva e iniziava a urlare, aveva dei veri e propri scatti di ira, o qualcuno potrebbe chiamarle crisi psicotiche, e distruggeva tutto quello che aveva intorno e poteva anche uccidere chiunque gli capitasse a tiro. Ivan IV iniziò una seconda redistribuzione della proprietà, questa volta in senso inverso. I patrimoni confiscati furono restituiti ai precedenti proprietari e gli esponenti dell'opricnina che si erano sistemati lì vennero scacciati e trasferiti altrove, quando non eliminati. Il senso di questo provvedimento risulta ancora più chiaro se riflettiamo sugli effetti negativi che la opricnina ebbe sull'economia rurale. Infatti, l'eccessiva suddivisione della grande proprietà, i crimini della opricnina e il suo stesso impoverimento spinsero i contadini ad abbandonare le loro terre, soprattutto nelle regioni centrali e in quelle a nord del Volga, per cercare nuove terre più sicure e più fertili nei territori appena conquistati lungo il Volga ad oriente e verso sud nelle steppe del Don. Neppure i provvedimenti adottati dal governo per legare i contadini alla terra riuscirono a impedire questo esodo. Tale crisi della manodopera agricola impedì all'opricnina di coltivare efficacemente le terre e di dare il necessario contributo allo sforzo bellico. Le aree rurali occidentali e centrali iniziarono a spopolarsi. In alcune regioni, per esempio nel territorio di Novgorod, le terre rimasero incolte. In definitiva, la nobiltà di servizio si dimostrò incapace di svolgere i suoi doveri militari. Gli eserciti mancavano di uomini e i mezzi economici si esaurivano. Forse non è un caso che le grandi operazioni militari coronate da successo, di cui ora parleremo, avvennero tutte durante il primo periodo di regno di Ivan IV, quando lo zar era piccolo, era giovane e al suo posto, come abbiamo detto, governava il consiglio eletto. Dal momento in cui Ivan IV iniziò a gestire il potere personalmente, sterminando tutti quelli del consiglio eletto, e iniziò a distruggere anche la grande aristocrazia dei boiari, le guerre si rivelarono tutte fallimentari. La conquista del Basso Volga fu realizzata, infatti, durante la minore età di Ivan IV. Che cos'è la conquista del Basso Volga? Importantissimo. Facciamo riferimento, ovviamente, ai tatari. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato anche nelle video lezioni precedenti. Negli anni 30, il canato tataro di Kazan ritornò a essere pericoloso nei confronti della Russia moscovita. Infatti, nel 1535 il filo moscovita Gian Ali fu assassinato e fu restaurata la dinastia dei Gerai. Vi ricordate? I Gerai erano la dinastia dei tatari di Crimea. I Gerai si reinstallarono sul trono di Kazan nella persona di Safi.
Gerai. Ricominciarono quindi le incursioni tatare in territorio russo e l'esercito della Moscovia dovette in buona parte essere impegnato alla frontiera con il canato tataro. Nel 1545 la Moscovia passò all'offensiva. I tatari furono danneggiati anche da contrasti interni. Tra il 1546 e il 1562 il trono di Kazan cambiò padrone 6 volte, si alternarono al potere la fazione filo-moscovita e la fazione anti-moscovita. Dopo 2 campagne infruttuose, nel 1548 e nel 1540, queste sono le date delle 2 campagne fallimentari. Dopo di queste, Kazan si arrese e qui siamo nell'ottobre 1552. Tuttavia, le ribellioni tatare non si fermarono e furono necessari altri 5 anni di spedizioni russe per sottomettere definitivamente il canato di Kazan. Passiamo al canato di Astrakhan. Vi ricordate il terzo grande canato in cui si era frazionato, in cui si era diviso il vecchio canato dell'Ordadoro, Crimea, Kazan e Astrakhan. Il canato di Astrakhan era governato da Yamgurci. Yamgurci, anche in questo caso, era un fantoccio del Khan di Crimea. È chiaro che il canato di Crimea era nettamente più forte degli altri due. E quindi questo Yamgurci era soltanto un fantoccio del Khan di Crimea. La resistenza di Astrakhan fu molto scarsa e nel 1556 i moscoviti occuparono la città senza trovare particolare resistenza. Subito dopo anche la grande orda dei tatari Nogai, ecco, tra i tanti gruppi di tatari ci sono anche i Nogai. Anche i Nogai, che erano situati nel territorio ad est del Volga, vicino al Mar Caspio, accettarono la sovranità di Mosca. Queste conquiste, questi assoggettamenti dei canati mongoli sono importantissimi perché si tratta di territori enormi. Tutto il bacino del Volga ormai era sottomesso alla Moscovia. Tranne il canato di Crimea, che abbiamo visto era molto più forte degli altri, tutti i gruppi tatari che derivavano dalla divisione del vecchio canato dell'Ordadoro erano stati sottomessi allo zar. Si trattò dell'acquisizione di territori vastissimi che aprirono la strada alla colonizzazione della Siberia. La quale colonizzazione della Siberia è un argomento importantissimo, di solito sottovalutato, tralasciato. La colonizzazione della Siberia iniziò appunto sotto il regno di Ivan IV. La Moscovia poteva puntare anche verso lo Stremo Oriente, perché alcune delle strade che portavano all'Asia centrale, alla Persia e al Caucaso appartenevano ormai allo zar. La colonizzazione della Siberia, abbiamo visto, è molto importante. Già alla fine del 500 i russi moscoviti erano arrivati alle foci dello Yenisei. Nella zona di Ustiug, e non solo lì, la famiglia degli Stroganov aveva impiantato numerose industrie, soprattutto per l'estrazione del sale, la pesca e il commercio di pellicce. Dopo la conquista di Kazan, gli Stroganov ottennero dal governo vaste proprietà nella regione selvaggia di Kama, non tutto il Kama, il Kama superiore, dove furono costruite guarnigioni e affluirono colonie. Le tribù native cercarono di resistere al comando del cosiddetto Khan di Siberia, cioè il Khan di Sibir oppure Isker, così si chiamava quella zona della Siberia occidentale. Si tratta di un territorio che è al di là degli Urali, mi comprendete? Il capo del canato di Sibir si chiamava Kuchum.
Nel 1579 gli Stroganov organizzarono una spedizione contro i siberiani, alla quale parteciparono alcuni cosacchi e altri volontari, al comando del cosacco Yermak. Yermak è un personaggio significativo, fu proprio un cosacco a iniziare la colonizzazione della Siberia. Pur essendo i siberiani molto superiori di numero, furono sopraffatti dall'organizzazione e dalle armi da fuoco dei russi. Ivan il Terribile si preoccupò di integrare questi nuovi territori nel suo regno e mandò rinforzi. Yermak cadde in battaglia nel 1585 e la conquista del canato siberiano dovette essere ripetuta. Tuttavia, questa prima spedizione segnò l'inizio della conquista della Siberia occidentale. Nel 1586 fu costruita la città fortificata di Tiumen e nel 1587 quella di Tobolsk. Si tratta dei primi due insediamenti importanti della Russia in territorio siberiano. Chiudiamo qui questa lezione perché ne avremo un'altra ancora su Ivan IV per non rendere troppo lunga la materia che rischia di essere noiosa e complessa di per sé. Cerchiamo di realizzare delle video lezioni più brevi. Quindi, in questa video lezione su Ivan IV abbiamo parlato dei massacri, degli stermini di Ivan IV attraverso la opricnina. Infatti, io ho intitolato questa video lezione che avete visto fin qua, l'ho intitolata Massacri. Abbiamo però parlato anche di altri argomenti relativi agli anni di regno di Ivan IV, in particolare avete visto la conquista della maggior parte dei canati tatari e l'inizio della conquista della Siberia. Nella prossima video lezione, l'ultima dedicata a Ivan IV, Ivan il Terribile, parleremo invece delle guerre portate avanti direttamente da Ivan IV nella seconda parte del suo regno. E io vi ho accennato che queste guerre, a differenza di quelle nei confronti dei tatari e dei siberiani, furono guerre sfortunate, e mi riferisco in particolare all'infinita, inutile e fallimentare guerra per la conquista dei territori baltici. Ne parleremo nella prossima video lezione, parleremo anche ovviamente di altre cose, di altri argomenti di questo periodo della storia della Moscovia, della Russia moscovita. Vi saluto, continuate a seguire la storia della Russia con me, se vi va, guardando le mie video lezioni, perché io vi parlo in maniera obiettiva e non faziosa della vera storia della Russia, non quella falsificata da un certo tipo di propaganda russa. Arrivederci alla prossima.